Ciao, sono Ambra e benvenuti o bentornati all'interno del mio canale e di questo nuovo video. E rieccoci, bentornati all'interno del canale, bentornati all'interno di un nuovo video. Questo mi è stato chiesto da voi. Oggi tratteremo l'argomento bronzer e prodotti contouring in crema. Contenuto richiesto da voi all'interno del mio ultimo video, infatti in molte persone mi hanno chiesto di parlare di questo contenuto e voilà, eccomi qua. All'interno di questo video, che avrò il piacere di dividere in capitoli così voi siete facilitati nella visione, vi parlerò dei prodotti che sto amando particolarmente per quanto riguarda la categoria contouring in bronzer in stick, ma all'inizio di questo video voglio darvi qualche breve cenno tecnico e spiegarvi le diverse modalità di utilizzo e le tecniche con cui massimizzare l'uso di questi prodotti. Chiedo inoltre di lasciare un bel mi piace per sostenere il mio canale se ti piace questa tipologia di video. E ora direi di partire. Grande premessa: c'è differenza tra contouring in crema e tecnica bronzing ottenuta con un prodotto in crema? Sì. Breve pillola informativa: il contouring, detto anche sculpting, è una tecnica di gioco di ombre, va a riprodurre le ombre che si creano su un viso, un po' come in pittura. Pensiamo al contrasto di luci ed ombre che creava Caravaggio nelle sue opere. Ecco, noi con la tecnica contouring andiamo direttamente sul viso a realizzare tramite dei prodotti che hanno la caratteristica colorazione fredda, quindi marroni più scuri, marroni dal sottotono freddo possibilmente, quelle che dovrebbero essere le aree di ombra del nostro viso. Andiamo letteralmente a creare dei volumi rientranti finti. Questo è contouring. Questo è un prodotto scuro. Io ho posizionato un'ombra. Farà apparire il mio viso più magro, scavato, il mio zigomo più alto e tante altre belle cose. All'interno del mio canale trovate, ve lo lascio poi qua sotto nella descrizione sotto al video, quindi nell'info box, altri contenuti che vi possono essere utili, ad esempio quelli per far sembrare lo zigomo più alto, più grande, il viso più affilato, insomma ve li metto tutti qua sotto. Quindi la prima grande distinzione che mi sento di farvi è quella che c'è una grande differenza tra sculpting o contouring, che scolpisce tramite l'utilizzo di prodotti in crema o anche in polvere freddi, marrone scuro e freddo, e la tecnica bronzer, bronzing look. E vi prendo il prodotto che crea l'effetto bronzing, ovvero l'effetto finta abbronzatura, l'effetto bone mine, incarnato, abbronzato, colorito. E con un prodotto come questo, questa è la mia Soleil Tan de Chanel, noi andiamo a ricreare non più un volume in senso stretto, ma andiamo con un pennello largo a scaldare un incarnato, a ravvivare, a dare quel tocco di finta abbronzatura. Quindi la differenza tra il contouring e il bronzing è questa. Noi sappiamo però, se seguite il mio canale lo saprete, che queste distinzioni non sono mai nette. Se vogliamo valorizzare il nostro viso, possiamo utilizzare questa tipologia di prodotto, quindi scavare, possiamo non utilizzarla e passare a dare qualche tocco di luce per questo effetto più radioso, più sveglio, più abbronzato. Possiamo altresì andare a creare la nostra ombra, sfumarla e poi con un pennello largo scaldare e diffondere i contorni della nostra ombra con un prodotto di questo tipo, quindi usarli insieme. O possiamo addirittura andare a creare delle ombre ma calde, quindi dei volumi del viso caldi che non hanno la vera e propria funzione rientrante. Può dare un prodotto di questo tipo anche con un bronzer caldo e luminoso. Ecco, quindi le regole sono: prodotto un po' più scuro e freddo scava, prodotto come questo dà l'effetto abbronzato, ma noi poi sappiamo che amiamo giocare con questi prodotti in crema e creare l'effetto che più ci piace, più ci fa stare bene, più ci rappresenta. Amo darvi la regola canonica che viene insegnata a corsi make up base, ma amo anche darvi la possibilità di giocare con il vostro viso, con la vostra personalità, con l'idea di make up che volete indossare quel giorno. È chiara la prima distinzione tra contouring e bronzing, che sono due tecniche differenti. Passiamo oltre: con quale prodotto sfumare il nostro contouring o bronzer in stick o in crema? Pennelli due fibre sono il metodo più agevole con cui sfumare il nostro prodotto. Questo perché consentono di diffondere correttamente il prodotto in crema senza creare macchie, per dare una diffusione maggiore al prodotto. Se la texture lo consente, potete anche picchiettare e distribuire con le dita o, perché no, con il fondo di una beauty blender bagnata.
allineata e strizzata bene. Detto questo, prima di parlare e menzionare alcune formule o correlazioni e caratteristiche dei miei prodotti, vi racconto come utilizzo io questa tipologia di prodotti e perché mi sento di consigliarla particolarmente alle persone che hanno la cosiddetta pelle matura, la mature skin, e pelle matura da intendersi già nel campo cosmesi dopo 35, eccoci, 35-40 anni, insomma, per convenzione può essere considerata pelle matura. Detto questo, bellissimo vedere come lavorano i prodotti in crema sulla pelle matura. Una delle tipologie di pelle su cui i prodotti in crema lavorano meglio è senz'altro la pelle matura secca. In quel caso, a differenza di un bronzer in polvere, hanno a inaridire meno la pelle. I prodotti in crema sicuramente lavorano meglio su una pelle secca, vanno a scongiurare possibili inaridimenti della pelle dopo tante tante ore di indosso di un make-up in polvere, magari fuori casa, tendono a enfatizzare tendenzialmente meno anche delle possibili aree di pelle secca con pellicine e sollevamento delle stesse date magari dalle temperature o da una condizione di pelle particolarmente secca e segnata. Pelle matura, a mio gusto personale, a mia esperienza, anche a occasioni in cui ho potuto provare i prodotti in crema, devo dire che su pelle matura i prodotti in crema sono preferibili perché con la giusta tecnica, il giusto prodotto ma anche il giusto pennello vanno a enfatizzare meno le rughe, vanno a segnarle meno, vanno a risvegliare quasi l'incarnato. Con la giusta applicazione, quindi un'applicazione che risulti naturale dal vivo, ben sfumata, con un pennello che non lasci strisciate e con il prodotto giusto, che non sia troppo pesante, che non si infili nelle possibili rughette, riuscite a fare un vero e proprio miracolo. Il prodotto in crema dà la sensazione di viso meno appesantito dalle polveri, perché diciamocelo, nel corso di questi ultimi anni sul canale, sul mio canale, abbiamo visto diversi prodotti contouring o bronzer in crema, ma alcuni di essi avevano una texture davvero fine, meravigliosa, un aggrappo straordinario al viso, quindi non davano l'effetto polveroso che ingessa e di contro anche invecchia molto, ma l'effetto di un prodotto in crema spolverato sul viso prima di applicare una cipria su base viso costruita con un primer o con un fondotinta è naturalissimo, non segna le rughe, non appesantisce un volto, è perfetto su pelle matura. Ora, io credo che possa essere utile per voi farvi vedere i miei prodotti in crema preferiti del momento, quindi non tutti quelli che ho provato o ho avuto, sapete che tengo sempre un po' in ordine e non troppo piena la mia postazione make-up, ma vi faccio vedere quelli che sto usando preferibilmente in questo periodo. Iniziamo questa carrellata di prodotti contouring e bronzer in stick o in crema. Comunque, il primo è questo che io continuo a riacquistare da anni, lo trovo su Look Fantastic, passa anche con il mio codice sconto Umbrella F, ed è il gel Sculpt di La Masca. Texture molto particolare, è una texture gel, il colore è scurissimo, io prendo la colorazione Silhouette, ma anche le altre sono molto interessanti perché bilanciate sul marrone freddo, perfette per riprodurre un'ombra sul viso. Questo è l'effetto del prodotto, la consistenza è particolarissima, è freddo, è proprio una consistenza gel, si sfuma lasciandovi il tempo di diffondere il colore senza far macchia e si fissa quasi effetto no transfer. Meravigliosi prodotti, questi sono i miei preferiti più segnalati, ve li nomino letteralmente da anni, lascio i link qua sotto della maxi taglia o della mini size. Questo lo utilizzo proprio per scolpire il viso, proprio va a riprodurre tra l'altro in maniera meravigliosa e realistica senza apportare spessore, anche perché la texture in gel è anche fredda e molto piacevole da applicare alla mattina, è una coccola se avete il viso un po' gonfio, perché raffresca, è proprio gel, prodotto meraviglioso per riprodurre un'ombra. Questo non abbronza ma scolpisce il viso in maniera molto molto naturale. Altra tipologia di prodotto, abbiamo visto la Chanel, questa è una terra abbronzante, questo è un bronzer, questo è un colore che ti regala l'effetto tintarella. Può essere utilizzato su tutto il viso anche con un pennello largo, sfumato in maniera dolce su tutti i contorni del viso per dare l'effetto
abbronzatura, risvegliare l'incarnato, ma nulla vi vieta di utilizzarlo per un soft contouring, lo definiamo così, cloniamo questo neologismo tra noi, quindi una sorta di effetto abbronzato posizionato nei punti in cui vogliamo riprodurre delle ombre sul nostro viso, che quindi andrà a riprodurre l'effetto di un contouring, di uno sculpting, ma con un prodotto dal sottotono caldo, che quindi non riproduce cromaticamente un'ombra, ma crea comunque dei volumi sul viso. Li ho presi tutti, ma ve ne ho presi alcuni esempi tra i miei più utilizzati. Abbiamo anche questo, che è il Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer di Charlotte Tilbury. Ce l'ho nella colorazione medium. Questo ha un aggrappo pazzesco, dura tantissime ore. Quando utilizzo questo prodotto addirittura vado come stamani al di sopra con un velo di cipria. Stesso concept della terra di Chanel, poi dipende molto dalla colorazione che scegliete. Io questo lo utilizzo per dare dei tocchi di luce sul viso e ha un sottotono leggermente aranciato. Questo è un prodotto fantastico e lo utilizzo anche sulla palpebra. È un prodotto in crema che però si aggrappa in maniera perfetta e dà questo finish bronzatura Hollywood davvero ricercato, prezioso, prodottino fantastico. Io questi li ho amati, questo me lo sono anche ricomprato. Neve Cosmetics, uno dei più utilizzati, Star System Special Effect. Questo è uno stick, la linea bronzer, ed è il colore Sculptress, quello che ho ricomprato io perché è uno di quelli che utilizzo di più. Sul sito Neva avete sempre il mio codice sconto, poi Ambra10 se dovete fare acquisti, utilizzatelo per avere uno sconticino sul sito ufficiale. Questo è pazzesco e questo crea un bellissimo effetto sculpting, per l'appunto il colore è meraviglioso, un biscotto bilanciato sul freddo, crea un'ombra molto credibile e un contouring meraviglioso. Io amo questo prodotto, tra l'altro io riscontro anche una bella durata. L'effetto che mi regala questo di neve è molto simile a questo Chubby Stick, fantastico anch'esso. Questo è di Clinique ed è il Chubby Stick Sculpting Contouring, e anche i colori sono molto simili. Questa è la colorazione 01 Curvy Contour, prodotto contouring non così freddo come quello di La Masca che abbiamo visto all'inizio, ma che regala queste ombre perfette, non bilanciate calde ma nemmeno troppo grigie sul nostro viso. Bellissimo prodotto, molto cremoso, lunga la durata e si sfuma, che è una meraviglia. Anche questo di Clinique è qua perché è uno dei miei preferiti. Questo mi piace molto, ma siamo su una categoria davvero più particolare. On the Glow Bronze di Pixi Beauty è questo stick. Io amo questi prodotti, ho anche blush illuminanti. Questo è un prodotto anche luminoso, ha proprio delle micro perlescenze all'interno che donano questo effetto soft focus, quindi ti porta luce ma anche questa scia luminosa che perfeziona l'incarnato. Potete utilizzarlo al di sopra di uno stick contouring più freddo o anche a pieno viso su alcune aree per definire. È bellissimo, però anche qua abbiamo un effetto che ricorda l'abbronzatura. Questo è uno dei più economici, segnalato l'anno scorso, continua a essere uno dei miei preferiti. È sempre un prodotto per il contouring, io ce l'ho nella tonalità medium ed è la perfetta crema contouring proprio per scolpire il viso. Medium è la colorazione che ho io, Revolution Pro. Questo è uno dei prodotti che avete più acquistato sul mio suggerimento, oltre un anno che ve lo nomino, e questa è sempre una garanzia. Perfetto per scavare i contorni del viso, sfumatura facilitata, e il mio colore perfetto anche in inverno, estate e inverno, per scolpire il viso con un prodotto in crema. Nude Sticks, che ci delizia con queste scatoline meravigliose, ricordano proprio prodotti da collezione. Nude Sticks, questo è Nudies All Over Face Color ed è un prodotto 2 in 1, abbiamo anche il pennellino in questo caso, eccolo qua. Io amo questo prodotto, io ho scelto la colorazione Bouncy Bay e ce l'ho in uso da un po', mi piace molto, durata estrema, facilità di sfumatura. L'unico appunto che posso fare è che è un po' più duretto rispetto ad altre che hanno consistenza più cremosa da stendere, quindi sicuramente vi consiglio magari di scaldarlo sul dorso della mano e poi andare a creare i vostri contorni per non spostare la base viso, applicando direttamente su fondotinta il vostro stick. Questo potrebbe in talune condizioni di tempo un po' più freddo eccetera diventare un po' duro e spostarvi il fondotinta sotto. La durata di questo prodotto è fantastica e il fatto che abbia anche il pennellino in setole sintetiche
piccino e retraibile da un lato, rende questo prodotto perfetto a essere portato anche in borsetta per il retouch di tutti i giorni. Molto carino invece a uso casalingo, Sheer Bronze nella colorazione Caramel Glow. Siamo su Iconic London, brand che io amo per i loro illuminanti iconici, portentosi. Anch'esso passa col codice Umbrella F su Look Fantastic, infatti io l'avevo comprato usando il mio codice sconto. Questa è la colorazione Caramel. Questo è un prodotto più acquoso che secondo me potrebbe non andare bene su pelli grasse, potrebbe risultare un po' troppo leggero, un po' poco secco, far lucidare un po' di più. Detto questo, io lo amo, mi trovo benissimo, l'effetto è super naturale, è bello liquido, quindi mi consente di modularlo come voglio io. Questo è un po' più scomodo rispetto agli stick che posizioni e sfumi, perché lo devi mettere sul dorso della mano. Questo fa sì che il prodotto sia più igienico, più scomodo, perché ad esempio non te lo porti in giro questo uso, perché rischi di spostarlo. Ma c'è anche un ma: io a volte questo l'ho utilizzato anche per pulire dei fondotinta troppo chiari e non nasce con questo uso, ma vi segnalo che potete utilizzarlo anche così. Vado veloce, avevo preso su Amazon per la nostra rubrica dupe barra prodotti economici scoperti su Amazon questo del brand W7, del Bronze Chic Universal Bronzing Balm, e l'avevamo già paragonato, non ricordo se su Instagram o anche qua su YouTube, al Soleil Tan de Chanel. Vi confermo che sono, come texture, resa finale, ma anche come durata, piuttosto simili. Io li avevo definiti dupe, e sì, è dupe economico ovviamente. Bella la durata, insomma, bel prodotto anche questo, ed ha un effetto molto leggero, baciato dal sole, effetto bon main, come lo chiamano i francesi. Questa invece ve l'ho menzionata da poco, Phase Zero, è una crema contouring che amo. Presa su Amazon, molto slim, adoro il packaging, bellissimo, con specchietto, slim, compatto. Questa è una crema con cui io scolpisco. Crema opaca, setosissima, perfetta per pelle matura, pelle secca, insomma è quel prodotto contouring meraviglioso. Abbiamo stick contouring un po' più preziosi, come questo che mi sono regalata con gli sconti del Black Friday. Siamo su Westman Atelier, preso su Cal Beauty. Questo è un contouring stick prezioso, tende da solo, facilissima la sfumatura. Questo è uno stick contouring meraviglioso, e io ho preso la tonalità Biscuits, che vado ad applicare qua sotto per riprodurre un'ombra. Biscuits è una tonalità perfetta perché scolpisce il viso in modo naturale, tant'è che tu non ti accorgi che hai contouring, sembra che hai l'ovale più segnato, più definito, il viso più affinato. Alta durata, sfumabilità incredibile, il pack ultra lusso. Ne ho anche il Cover Stick Foundation. Questi sono fondotinta di Mesauda, ne sono proprio fondotinta in stick, possono essere tranquillamente utilizzati alla stregua di prodotti contouring. Color Caramel è stato uno dei miei stick contouring preferiti, è in tutto e per tutto simile a uno stick contouring, anche la resa è perfetta, sfumabilità, durata, abbiamo tutto. Bene ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia con questo contenuto. Fatemi sapere qua sotto quali sono i vostri prodotti in stick o in crema preferiti per il contouring. Vi lascio nel box informazioni alcuni contenuti in cui abbiamo realizzato un bel contouring con i prodotti in crema, anche per farvi vedere come riusciamo con questa tipologia di prodotto a cambiare i nostri lineamenti, a sollevare l'ovale, a sfinare il viso, ad accorciare il naso. Tanti tanti contenuti ho realizzato nel corso di questi anni su questa tipologia di prodotto, perché è la mia preferita. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo prestissimo, tenete d'occhio il canale perché avete un sacco di nuovi contenuti in arrivo. Alla prossima, non scordate di starmi bene, ciao!